Salve a tutti youtubers, oggi vi parlerò, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, dei frammenti di pianeti simili alla Terra, intorno ad una stella anziana. Prima di partire con l'argomento che ho preparato per oggi, voglio aprire una piccola parentesi e specificare che il video che ho caricato sul mio canale, che è quello video stupido, fatevi due risate, intitolato in questo modo, ci tenevo a farlo già da molto tempo con questo mio caro amico delle medie, dove c'è stata questa comunque interrogazione dove lui è andato maluccio, diciamo, perché non è mai stato bravo nelle scienze, ma volevo fare questo video, diciamo, ironico, dove viene preso in giro la sua ignoranza in questa materia, ma naturalmente è fatto tutto con il buon cuore, anzi me l'ha chiesto anche lui di farlo, quindi lo scopo era quello di far ridere voi che stavate guardando quel video. Quindi, ma adesso ritorniamo su cose serie, andiamo ad analizzare insieme, come abbiamo sempre fatto, le cose fondamentali, le cose importanti. Quindi chiudo la parentesi e partiamo subito col dire una cosa fondamentale, che è quello che il destino della Terra è scritto nei frammenti rocciosi che inquinano stelle un tempo simili al Sole e poi invecchiate diventando molto più compatte e fredde delle nane bianche. Dopo decenni di studi, la ricerca pubblicata sulla rivista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society indica che i frammenti osservati nelle nane bianche sono ciò che resta dei pianeti che un tempo orbitavano attorno alla stella. Per gli autori della ricerca dell'Università Britannica di Leicester, è il futuro al quale la Terra, come gli altri pianeti rocciosi del sistema solare, andrà incontro fra miliardi di anni. Negli ultimi anni numerose osservazioni indicavano che gli strati esterni di queste stelle anziane, composte essenzialmente da elio e idrogeno, mostravano un'anomala contaminazione di elementi pesanti come carbonio e ferro, la cui concentrazione non era spiegata dai modelli teorici. Analizzando la composizione di 89 nane bianche, i ricercatori hanno individuato l'impronta di questi materiali pesanti che ne compongono l'atmosfera ed hanno concluso che si tratta dei residui fossili di antichi pianeti rocciosi. I dati indicano che circa un terzo di tutte le nane bianche analizzate sono contaminate da questi residui e che quindi molte delle stelle simili al Sole hanno avuto nel passato dei sistemi planetari composti anche da pianeti rocciosi. Possiamo definirla quindi una sorta di archeologia celeste, nella quale stiamo studiando le rovine di pianeti rocciosi in seguito alla distruzione della stella principale. Queste sono le cose importanti che ritenevo che fossero dette e specificate e che voi sappiate giustamente. Quindi spero di essere stato chiaro, scusatemi per le pronunce, non sono una gran cosa, ma questo lo sapete già, insomma, ve l'ho detto. Quindi per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!